Gentili telespettatori, buona giornata. Lollo Brigida, detto Lollo, attacca il Partito Democratico e dice questo. Per chi spende 300 euro all'ora per vestirsi. A cosa si riferisce Lollo? Io direi, a parte quello che dice Lollo questa volta, io direi che i ministri meno parlano meglio è. Per non creare problemi al governo, per non creare problemi alla Meloni, secondo me fate il vostro lavoro e smettetela di andare a dichiarare nelle trasmissioni sui giornali. Però la Meloni l'aveva detto, limitate di parlare, invece no. Comunque, parliamo di oggi, cosa racconta Francesco Lollo, Brigida. È sotto attacco delle opposizioni per la social card che si chiama Dedicata a te e per il ruolo della moglie Arianna Meloni, sorella della Presidente del Consiglio. Sul ruolo della moglie è una sciocchezza quello che dice la sinistra, perché la moglie Arianna Meloni è da 31 anni in politica, a 17 anni si era iscritta nel Movimento Sociale Italiano. Quindi è da una vita in politica e da una vita soprattutto in Fratelli d'Italia, dalla sua fondazione. Lei ha sempre gestito il partito, diciamo, ma dietro le quinte, mai con un ruolo ufficiale. Questa volta ha un ruolo ufficiale, ma la sinistra, familismo, nepotismo, quando poi nel PD avete un sacco di casi, De Luca padre figlio, Franceschini marito moglie, Fratoianni e la moglie, poi ce n'era un altro, altri due, quindi è pieno di marito e moglie a sinistra. Quindi io consiglierei alla sinistra, ma prima di parlare, accendete, pensate a quello che state per dire. Accuso gli altri di nepotismo quando nel mio partito ci sono un sacco di famiglie. Bene, a parte il punto su Arianna Meloni, che è la solita sinistra, diciamo un po' deprimente, il ministro dell'agricoltura e della pastorizia, Lollo Brigida, in un'intervista a Il Giornale, dice: certo, per una sinistra armocromatica che spende 300 euro all'ora per sapere come vestirsi, un aiuto di 400 euro può risultare irrisorio. Dati, dice Istat alla mano, una famiglia media spende proprio 400 euro mensili per l'alimentazione. Prosegue Lollo. Significa quindi abbattere una mensilità di spesa all'anno e recuperare in concreto il rialzo dell'inflazione. Non è un intervento banale rispetto a misure del passato come il reddito, che paradossalmente hanno ridotto gli occupati. Sì, il reddito di cittadinanza faceva sì che molti non si cercassero più il lavoro. Bene, perché la sinistra non ha mai realizzato le misure che chiedono ora? Allora, è vero, con la fine per molti del reddito di cittadinanza sono tornati i lavoratori stagionali, sono tornati i camerieri, i lavapiatti nei ristoranti. Che strana coincidenza, vero? Finisce il reddito e tornano i lavoratori stagionali. Che coincidenza, Caspiterina. Quindi qui ha ragione. Poi, quando dice che la sinistra armocromatica, insomma, è la Schlein che pagava una per dirgli che cosa comprare, che colori mettersi, quindi non possiamo dire la sinistra che usa l'armocromista. È il capo politico del PD che ha dichiarato in un'intervista a Vogue che gioca alla PlayStation e che paga qualcuno per dirgli cosa comprare, cosa e che colori mettere. Insomma, non è proprio un quadretto idilliaco, no? Vi immaginate, uno che gioca alla PlayStation, poi prende il che cosa mi metto? E prima mandami un bonifico di 300 euro più IVA. Ah, ok, ti richiamo, faccio il bonifico e ti richiamo e mi dici cosa mettere. Però ascolta, prima finisco di giocare un attimo con la PlayStation. Ecco, insomma, io avevo un amico che giocava tutto il giorno alla PlayStation, parecchio la PlayStation, e quando in compagnia andavamo in vacanza
la mamma gli preparava la valigia. Lui non era neanche in grado, non è che non era in grado di prepararsi la valigia, ma la mamma gli preparava la valigia. Lui arrivava con le camicie così e la mamma gli arrotolava le maniche, perché lui neanche le maniche si arrotolava. Ecco, insomma, quando sento non la Lollobrigida, quando sento la Schlein con la PlayStation e telefona per sapere cosa mettersi e che colori usare, mi viene in mente questo mio amico che, insomma, era viziato e non era proprio un Einstein. Comunque, quindi l'armocromista ce l'aveva una, non la sinistra. Per il resto, Lollobrigida dice delle cose giuste. Il reddito di cittadinanza ha ridotto gli occupati. E dice: perché la sinistra non ha mai realizzato le cose che adesso chiede? Non hanno una proposta, eppure hanno governato fino a 11 mesi fa, senza dimenticare che il PD ha guidato il paese 20 anni su 30. Inoltre, aggiunge Lollo, ho parlato con il collega Urso anche dell'opportunità di ampliare i benefici della stessa card, sia per aiuti sul carburante che offrire opportunità a costo zero per lo Stato. Anche con i ministri San Giuliano e Abodi si è ventilato di riservare sconti e anche posti gratuiti nei teatri e negli impianti sportivi. Insomma, forse la priorità del povero non è andare a teatro, Lollobrigida, e non è neanche andare a farsi muscoli negli impianti sportivi, no? No? Quindi, insomma, caro Lollo, io credo che al povero non interessi andare a teatro, al povero non interessa andare a fare i pesi in palestra, e poi, soprattutto, la card va benissimo, ci mancherebbe altro, però io la smetterei con le card, i bonus, voi avevate detto, prima di essere eletti, che bisognava smetterla con i bonus, perché questo era diventato il paese dei bonus, che i soldi andavano concentrati e utilizzati tutti su qualcosa di concreto, perché i bonus sono soldi a pioggia che bagnano un po' qualcuno, ma alla fine, finito il bonus, tu rimani povero, come eri prima. Vai a teatro una volta e poi torni ad essere povero. Ti sei sentito per un attimo un benestante a teatro? Ecco. Vai per 15 giorni in palestra e dici: però non ho da mangiare, quindi vado in palestra, mi viene anche fame, non ho da mangiare. Però c'ho la card da 400 euro, compro da mangiare e poi per il resto degli 11 mesi non mangio più. Ecco, il lavoro povero, la soluzione non sono il teatro, gli impianti sportivi o la card da 400 euro, una tantum. Bisogna alzare gli stipendi. Ve lo volete mettere nella zucca? Lo volete capire prima o poi che bisogna alzare gli stipendi e non riempire l'Italia di bonus del cavolo? Arrivederci a tutti e grazie.